No ad una chiesa ossessionata dal potere, duro a fondo contro la corruzione del Papa che nella sua visita a Firenze ribadisce che la fede può essere rivoluzionaria. Bergoglio ripete il no allo sfruttamento e rimarca il diritto al lavoro, ricordando a Prato gli operai cinesi vittime del rogo in fabbrica. Potrebbe costare più cara ai contribuenti la tassa sui rifiuti, calcolata ora anche sui metri quadri dell'immobile, oltre che sui vani. Torna a crescere intanto la produzione industriale, più 0,2% a settembre e più 1,7% rispetto al settembre dello scorso anno, a trainare il boom del settore dei mezzi di trasporto. Il messaggio della Lega passa meglio, ma non vuol dire che comandiamo noi. Salvini stempera le polemiche sull'egemonia del Carroccio nella neonata coalizione di centrodestra. E lo stesso Berlusconi puntualizza: nessuna abdicazione, Forza Italia va avanti per la sua strada, salvo correre insieme per le amministrative. L'Italia è ripartita e noi andiamo avanti. Fino al 2018 Renzi dichiara fallito il tentativo della doppia spallata da destra e da sinistra, ma definisce in salita la partita delle amministrative di primavera, insidiata dalla crisi interna innescata dalla nascita di Sinistra Italiana, in cui sono confluiti gli ex PD e SEL. Solo accuse che hanno motivazioni politiche e non prove. La Russia respinge le accuse sul doping di Stato della WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, che ha sospeso. Il laboratorio di Mosca ha chiesto anche la sospensione della Federazione di Atletica Leggera e degli atleti russi da tutte le competizioni. Arrestati, i titolari di 18 circhi assumevano falsamente clandestini trasformandoli in giocolieri e domatori. In tutto oltre 600 persone per un business da 7 milioni di euro, tra poco in TG Cronache. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. Cominciamo da Papa Francesco, da Bergoglio, che è tornato a scagliarsi duramente contro la corruzione, quella che ha definito il veleno dell'illegalità. L'occasione è stata la sua visita questa mattina a Prato, sede, luogo del tessile italiano, ma anche molto spesso di sfruttamento. Per questo Bergoglio ha voluto ricordare i cinesi morti durante un rogo nella fabbrica dove lavoravano e anche dormivano, ma il Papa ha parlato anche della Chiesa, che deve essere specchio di una fede che può essere rivoluzionaria, ha detto. La Chiesa meglio che sia sporca, perché si mischia con le persone per strada piuttosto che malata a causa degli scandali, e che non sia ossessionata dal potere. Mi permetto qui ricordare i 5 uomini e le 2 donne di cittadinanza cinese morti 2 anni fa. Papa Francesco, nella città che ospita una comunità cinese di 35.000 persone, ricorda l'incendio di 2 anni fa nel macrolotto di Prato, dove un rogo distrusse un capannone industriale e tolse la vita a 7 operai. Una tragedia che è il simbolo delle condizioni disumane alle quali i lavoratori, ancora di più gli immigrati, devono troppo spesso sottostare per sopravvivere. Di ogni comunità esige che si combattano fino in fondo il cancro della corruzione. Ad ascoltarlo nella piazza del Duomo di Prato ci sono più di 5.000 persone. Sventolano tante bandierine gialle con scritte di benvenuto in cinese. Sono un pellegrino di passaggio, dice Bergoglio ai fedeli, è poca cosa, ma la volontà c'è. Un'occasione per condannare nel primo distretto tessile d'Europa la negazione dei diritti dei lavoratori. A Firenze, seconda tappa, Papa Francesco viene accolto dal gonfalone della città e dal suono delle chiarine. Nella cattedrale Bergoglio attacca duramente la corruzione e ricorda che la Chiesa non deve essere ossessionata dal potere. Preferisco una Chiesa accidentata, dice il Papa, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Ai vescovi chiedo di essere pastori, non di più, pastori.
Bergoglio chiede ai vescovi di incontrare i poveri, di non perdere i contatti con l'umanità. Sarà la gente, dice Papa Francesco, ai vescovi a sostenervi, come accade nella metro, gremita di gente. E il Papa cita poi un personaggio di Guareschi, Don Camillo, un povero prete di campagna che conosceva i suoi parrocchiani uno a uno. Infine l'ultimo appello è per i giovani. Non tenetevi da parte, superate l'apatia, dice, mettetevi al lavoro per costruire un'Italia migliore. Fa già rumore la decisione dell'Agenzia delle Entrate di semplificare il calcolo della superficie delle 58 milioni di abitazioni italiane, passando dai vani ai metri quadri. Una semplificazione che molti giudicano sacrosanta, ma che secondo alcuni potrebbe portare ad un aumento della tassa sui rifiuti, perché per il resto della tassazione locale, delle imposte locali, si continua a far riferimento alla rendita catastale. Non è ancora la tanto attesa riforma del catasto che il governo avrebbe dovuto varare entro giugno e che ora giace nei cassetti di Palazzo Chigi. Ma sicuramente il debutto dei metri quadri nei documenti catastali è una novità che avrà conseguenze concrete sia sulle tasse da pagare ai comuni come la Tari, la tassa sui rifiuti, calcolata sui metri quadri, che in sede di acquisto dell'immobile, dove i famosi metri calpestabili ora non saranno più discrezionali. Da ieri, grazie all'Agenzia delle Entrate, i 57 milioni di immobili sparsi sullo stivale avranno una carta d'identità più oggettiva, basata sia sui vani, che continuano ad essere sempre usati per determinare la rendita catastale, che sui metri quadri effettivi. Basta un clic sul sito dell'Agenzia delle Entrate Fisco Online e sulla visura relativa alla casa o al box auto o ai locali commerciali, comparirà la metratura effettiva dell'immobile. Nulla sarà presunto, quindi, accanto alla metratura globale ci sarà anche quella al netto di balconi, terrazzi e altre pertinenze, e così i comuni potranno calcolare esattamente l'ammontare della tassa sui rifiuti da far pagare ai proprietari, che non potranno più bleffare sulla reale grandezza dell'immobile. Ma c'è già chi lancia un grido d'allarme sul possibile aumento di questa tassa, un aiutino ai comuni, sottolinea Confedilizia. Nessun effetto invece su Tasi e IMU, queste tasse sul mattone continueranno ad essere determinate sui vani. E a proposito della Tasi, la tassa sulla prima casa che il governo Renzi vuole cancellare, c'è da dire che sta prendendo corpo tra le varie proposte di modifica alla legge di stabilità presentate oggi in sede di Commissione Bilancio al Senato, l'idea di eliminare IMU e Tasi sulla casa concessa in comodato ai figli o su quelle abitate dai separati quando lasciano la casa di proprietà all'ex coniuge. Gli emendamenti alla stabilità presentati sono 3.600 e ora i gruppi cominceranno a concentrare la discussione sui 400 selezionati. Sicuramente al centro del dibattito ci sarà anche la spending review e l'abbandono di Roberto Perotti. Il taglio alla spesa pubblica non è tra le priorità del governo, ha detto il quarto commissario lasciando l'incarico. Dopo i dati incoraggianti diffusi ieri dall'OCSE sulla ripresa dell'economia italiana, arrivano oggi altrettanti dati incoraggianti dall'Istat che parla di un aumento della produzione industriale italiana. A trainare c'è il settore dell'auto. Torna a salire a settembre la produzione industriale, l'indice destagionalizzato è aumentato dello 0,2% rispetto ad agosto, mese in cui si era registrato un calo dello 0,5%. Lo rileva l'Istat. Su base annua la produzione sale di oltre 1,5%, dato che se abbinato al ritorno del segno più nel prodotto interno lordo, con previsioni di crescita per quest'anno dello 0,9% e per il 2016 intorno all'1,4%, sembra confermare una certa solidità nella ripresa. Nella media del terzo trimestre, luglio-settembre 2015, la produzione è cresciuta dello 0,4% nei confronti dei tre mesi precedenti. A trainare la ripresa è stato in particolare l'aumento dei beni intermedi, quelli cioè usati nel ciclo per la creazione del bene finale che il consumatore acquisterà, saliti del più 0,7%, mentre si registrano variazioni negative o nulle per i comparti dell'energia, dei beni di consumo e dei beni strumentali. Per quanto riguarda i settori dell'attività economica, a settembre 2015 tra i comparti che registrano la maggiore crescita tendenziale c'è quello della fabbricazione dei mezzi di trasporto, più 23,2%, con un boom in particolare a settembre per gli autoveicoli, cresciuti del 53,1%, proseguendo una serie positiva iniziata 12 mesi fa.
In calo invece di oltre 4,5 punti l'attività estrattiva e le industrie tessili. Buone notizie arrivano anche dal settore bancario, nel quale, secondo Banca Italia, diminuiscono le sofferenze degli istituti di credito che su base annua scendono al di sotto del 14%. Il totale a settembre arriva così a 200 miliardi di euro, di cui 143 riferiti alle imprese, per le quali in testa la lista debitoria rimane sempre l'edilizia, con oltre 43 miliardi. Al contempo però si contraggono anche i prestiti al settore privato, in particolare alle imprese, che sempre su base annua cedono lo 0,5%, in controtendenza invece quelli alle famiglie, cresciuti dello 0,4%. Per la politica italiana cominciamo dal centrodestra, che si riorganizza in previsione di possibili elezioni politiche, ma ancor prima quelle amministrative di primavera. La manifestazione di domenica a Bologna, che ha visto schierati in uno stesso comizio Salvini, Berlusconi e Giorgia Meloni, fa discutere all'interno anche dello stesso centrodestra, soprattutto in Forza Italia, tra chi teme un appiattimento sulla Lega e sul suo leader. Il messaggio che passa meglio è quello della Lega, ma questo non vuol dire che comandiamo noi. A 48 ore dalla manifestazione di Bologna, Matteo Salvini prova a frenare le polemiche sulla leadership della nuova coalizione di centrodestra Lega Azzurri Fratelli d'Italia, che investono Berlusconi in prima persona, accusato da buona parte del suo partito e non solo di aver consegnato lo scettro di condottiero al segretario della Lega. Devo essermi perso la convocazione delle elezioni politiche, senza quelle soltanto dei pazzi potrebbero mettersi a discutere su chi farà il capo, spiega Salvini al Corriere della Sera, dove si dice comunque pronto a sfidare Renzi. Rassicurazioni sul futuro ruolo di Forza Italia arrivano anche dallo stesso Berlusconi, che puntualizza: la presenza a Bologna era necessaria per dare un segnale di cambiamento di rotta del centrodestra. Non c'è stato nessun passaggio di testimone. Forza Italia va avanti per la sua strada, salvo correre insieme per le amministrative. Non c'è stata nessuna abdicazione, chiarisce anche Maria Stella Gelmini, che pur ammettendo differenze di vedute su alcuni temi rispetto alla Lega, euro e unioni civili in primis, resta convinta che la scelta di Berlusconi di salire sul palco è stato un gesto lungimirante, mirato ad unire le forze che sanciranno il fallimento della sinistra, a cominciare dalle amministrative. Partita aperta e assai complessa, visto che riguarda anche i futuri rapporti fra Lega e NCD, ormai ai ferri cortissimi. Agli attacchi durissimi di Salvini dalla piazza contro Angelino Alfano si aggiungono oggi anche quelli di Massimiliano Fedriga. La campagna lanciata da Alfano a Trieste adotta un clandestino e folle. In pratica garantiranno 400 euro al mese a chi ospita un clandestino nella propria casa, attacca il capogruppo leghista alla Camera. La situazione, insomma, è complicata, senza contare le divisioni interne al partito di Berlusconi, che potrebbero cambiare ulteriormente gli scenari futuri. I delusi dalla svolta leghista dell'ex cavaliere sarebbero infatti tentati a dare l'addio a Forza Italia per avvicinarsi, secondo alcuni retroscena, a Diego Della Valle, pronto a scendere in campo anche se solo sotto elezioni. Al patron della TOZ si sarebbero già rivolti Gaetano Quagliariello, in rotta con l'NCD, il movimento di Flavio Tosi e i conservatori di Fitto. Centrodestra dunque questo di opposizione, che critica l'NCD di Angelino Alfano, che è partito e forza di governo, ma anche a sinistra Matteo Renzi vede un PD, partito di cui è segretario, perdere pezzi. Matteo Renzi da Riad l'ha già ribattezzata doppia spallata. Non è riuscita, Salvini voleva bloccare il paese, una parte della sinistra bloccare le riforme, non ha funzionato, andiamo avanti fino al 2018, l'Italia è ripartita, dice il Premier. E il riferimento ai lavori delle opposizioni, al centrodestra che da Berlusconi a Salvini alla Meloni si ritrova in piazza e al cantiere aperto di Sinistra Italiana, confluenza parlamentare, per ora, di ex PD e SEL. Manovre cui il Premier guarda con attenzione in vista delle amministrative di primavera. Tornata insidiosa, cui Renzi vuole togliere ogni significato politico. Il vero test per il governo sarà il referendum confermativo sulla riforma costituzionale, si ragiona a Palazzo Chigi. In salita la sfida di Roma del dopo Ignazio Marino, difficile quella di Milano, con l'uscente Giuliano Pisapia che si è fatto da parte, un'incognita Napoli, con il possibile ritorno di Antonio Bassolino, non esattamente un figlio della rottamazione, che darebbe vita a una nuova puntata del duello a distanza con Vincenzo De Luca, non più blindata Torino, con l'avanzare dei 5 Stelle. Partite che si complicano ulteriormente per il debutto di Sinistra Italiana, decisa a correre da sola per dimostrare di essere determinante.
A Roma il candidato potrebbe essere Stefano Fassina, a Torino Giorgio Eraudo, a Napoli Sinistra Italiana potrebbe scegliere di sostenere Luigi De Magistris, a Milano non sosterrebbe Giuseppe Sala neppure se passasse dalle primarie. Il centro-sinistra diviso darebbe più di una chance al centrodestra che cerca di ricompattarsi e ai 5 Stelle che dopo aver conquistato Parma e Livorno puntano a piantare la loro bandiera nelle metropoli. Non a caso Fassina ha aperto al sostegno dei candidati grillini al ballottaggio. Offerta respinta da Roberto Fico. I 5 Stelle non fanno alleanze neanche al secondo turno, si votano i programmi, non ci spartiamo le poltrone, assicura. Così il PD non scopre ancora le carte, a cominciare dal ricorso alle primarie. La minoranza del partito le invoca per ricompattare il centro-sinistra. Dobbiamo farle dappertutto, incalza Roberto Speranza. E le primarie da decidere città per città alla fine potrebbero essere anche il modo per confinare le elezioni nell'ambito amministrativo, responsabilizzare le periferie, minimizzare il rischio di riverberi su Palazzo Chigi. Parliamo ora di Milano, una città al centro di tante iniziative. Tra pochi mesi dovrà anche eleggere un nuovo sindaco che succeda a Giuliano Pisapia, che ha deciso di non ricandidarsi. Il nome che si fa molto in questi giorni nelle file del centro-sinistra è quello di Giuseppe Sala, il commissario all'Expo, che oggi fa da anfitrione a Matteo Renzi nei padiglioni che sono in via di smantellamento, anche se l'idea è quella di mantenere in vita almeno una parte della cittadella. Matteo Renzi battezza il dopo Expo. Il giorno è arrivato. A 2 settimane dalla fine dell'esposizione universale ancora non si sa quello che accadrà su quel milione di metri quadri, una cittadella infrastrutturata a valore oltre 300 milioni di euro che ha ospitato i padiglioni e che ora attende lo smantellamento. Il premier sarà oggi a Milano per l'annuncio ufficiale, appuntamento nel pomeriggio al Piccolo Teatro, al suo fianco il commissario Giuseppe Sala, fresco di annuncio della sua disponibilità a candidarsi alla guida di Milano. Il premier finalmente dirà se su quell'area sorgerà e in che forma lo Human Technopole, come anticipato domenica dal Corriere della Sera, ovvero un grande polo di ricerca e sviluppo finanziato per 100 milioni dal governo e altri 100 dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Questo è uno dei punti più contestati. Chi lo guiderà? L'Istituto Italiano di Genova, insieme a quelli di Torino e Trento, come anticipato? Un'ipotesi che ha fatto storcere il naso alle istituzioni milanesi. Il rettore della statale, Gianluca Vago, che aveva presentato la sua proposta per una parte dell'area, usa toni cauti ma puntuali. Il piano deve essere largo e condiviso, altrimenti non lascerà il segno. Il messaggio è chiaro, va coinvolta anche la città di Milano, punto sul quale batte anche il governatore Maroni, che dice no a un piano calato dall'alto, attendo risposte da Renzi, i terreni sono nostri, non di Palazzo Chigi. La proprietà dell'area è infatti di Arexpo, società di comune, regione, dentro la quale ci si aspetta che entri anche il governo. Quello che pare certo è che oggi il tempo e le parole saranno tutte dedicate al dopo Expo, nessuno spazio, salvo sorprese, per l'altro eventuale battesimo, quello di Sala in campo per Milano. Ci sono ancora alcune settimane di lavoro, aveva detto 2 giorni fa il commissario dell'Esposizione Universale, il cui contratto scade il 31 dicembre. Oggi per lui la notizia della prima grana giudiziaria è finita con un nulla di fatto. Secondo il giornale, Sala è stato indagato per truffa, ma poi l'indagine è stata archiviata. La denuncia nei suoi confronti sarebbe partita dall'imprenditore che aveva un contratto per la vendita delle monete ufficiali. Una vendita ben al di sotto delle aspettative, da qui sarebbe scattato il ricorso dell'imprenditore alla magistratura. Il procuratore aggiunto di Milano però 20 giorni dopo ha archiviato. A proposito delle fibrillazioni politiche a destra e a sinistra, dall'Indonesia, dove si trova in visita ufficiale, il capo dello Stato Mattarella lancia un avvertimento. La dialettica politica è un bene, ma alla fine si deve essere capaci di agire insieme per sviluppare le potenzialità del sistema Italia. Mattarella si è poi soffermato sul problema della corruzione. Purtroppo esiste ovunque, ho lanciato l'allarme, però ho anche sottolineato che nel nostro paese viene perseguita e scoperta, cosa che non sempre avviene nel resto del mondo. In Gran Bretagna invece arriva un nuovo monito di Cameron, del Premier a Bruxelles. Il Premier ribadisce insomma le sue regole e dice che Londra può esistere bene anche senza l'Unione Europea.
Ormai era ora di mettere le carte in tavola. David Cameron ha spedito oggi al Presidente del Consiglio europeo Tusk la lista scritta delle concessioni che vuole da Bruxelles per mantenere il Regno Unito dentro l'Unione europea, nero su bianco. La richiesta di avere qualcosa di concreto su cui discutere era arrivata in realtà proprio da Bruxelles. Gli altri 27 paesi dell'Unione si erano lamentati col Primo Ministro britannico perché erano stufi di proclami e se trattative dovevano esserci, almeno che fossero fatte sulla base di richieste tangibili, anziché su slogan elettorali. Così oggi Cameron, dopo aver inizialmente detto di no, ha finalmente inviato a Bruxelles un testo scritto. Se l'Europa non vuol rinunciare al più grande centro finanziario mondiale, la City, se non vuol perdere il canale di relazione speciale con Washington che Londra ha sempre rappresentato, se non vuole che Buckingham Palace diventi territorio straniero, Cameron chiede fondamentalmente quattro cose, e non è roba da poco. Al primo posto Downing Street mette la richiesta di opt-out, nel gergo dell'Unione la possibilità di autoescludersi dalla clausola dei trattati che prevede un'Unione sempre più stretta. Insomma, si è mirata ad un'Unione vera, oltre che nominale, scordatevi di Londra. Seconda richiesta, maggiore tutela per la sterlina, divisa al quale l'inglese non rinuncerà mai, altro che euro. L'Unione Europea dovrebbe insomma a sua volta mettere per iscritto che sarà sempre un'unione, per così dire, multimonetaria, dove non ci saranno favoritismi per l'euro, appunto, anche se i paesi che lo adottano andranno gioco forza verso forme di sinergia sempre più strette. Terza rivoluzionaria proposta, concedere a gruppi di parlamenti nazionali la possibilità di rifiutare leggi europee che non siano gradite. Infine Cameron vorrebbe dire basta alla possibilità che i cittadini di altri paesi europei per il semplice fatto di risiedere in Gran Bretagna possano sfruttarne il generoso sistema di welfare. Insomma, da oggi ufficialmente la cosiddetta Brexit ha preso il via. Sul pacchetto Cameron si comincerà ad accapigliarsi già dal vertice europeo di dicembre e se il primo ministro non si considererà soddisfatto, forse già l'anno prossimo si andrà al referendum in un paese spaccato come non mai. Siamo arrivati alle notizie del calcio. Due nuovi esoneri in Serie A saltano le panchine di Palermo e Sampdoria. A sostituire Giuseppe Iachini alla guida del Palermo, il presidente Zamparini ha chiamato Davide Ballardini, che già nel 2008 aveva allenato i Rosanero. Per quanto riguarda invece la Sampdoria, proprio in queste ore si sta decidendo chi rimpiazzerà Walter Zenga appena esonerato. In pole position c'è Vincenzo Montella, ma occorre il nulla osta della Fiorentina. Ma oggi sport, politica e notizie dall'estero, rimane in primo piano la Russia al centro di un clamoroso scandalo del doping, le accuse mosse appunto dall'ente preposto al controllo mondiale dell'antidoping a Mosca sono gravissime e Mosca reagisce duramente. Putin tramite il suo portavoce parla di accuse infondate, di prove che non esistono, di manovre del tutto politiche. Il dossier però dell'agenzia appare molto elaborato, si tratta di oltre 350 pagine che mettono in discussione le medaglie già vinte e si sollecita anche la sospensione di tutti gli atleti per le prossime competizioni a livello mondiale a partire dai giochi olimpici di Rio. Vediamo il servizio. Un colpo devastante all'immagine internazionale della Russia, ricordate le medaglie conquistate da Mosca alle Olimpiadi di Londra, era tutto falso. A sostenerlo è la WADA, l'Agenzia Internazionale Antidoping. Un'accusa pesantissima su uno sfondo inquietante contenuta in un dossier di 323 pagine, punto di arrivo di 11 mesi di indagine. La Russia avrebbe barato sui test di centinaia di atleti, sabotando di fatto le più importanti manifestazioni internazionali, a cominciare dalle Olimpiadi di Londra 2012. Lo scandalo è più grave di quanto potessimo immaginare, sembra un residuo della guerra fredda degli anni 70-80, ha detto il presidente della WADA Pound, che ha anche annunciato di aver sospeso provvisoriamente con effetto immediato il laboratorio antidoping di Mosca, oltre a chiedere la sospensione per 2 anni della Russia da tutte le competizioni dell'atletica leggera e la radiazione immediata di 1 dirigente, 4 allenatori e 5 atleti russi. Tra loro ci sono anche le medaglie d'oro e di bronzo degli 800 femminili di Londra, Maria Savinova e la poi Sogova. Ora la palla passa al presidente della Federazione Internazionale di Atletica, Sebastian Coe. Spetterà a lui decidere su eventuali squalifiche e sanzioni da applicare. La replica russa è stata affidata al portavoce di Putin, Peskov. Nel report della WADA ci sono solo accuse, ma non prove. Parole ribadite anche dal ministro dello sport Mutko, che in un comunicato diffuso stamattina ha ribadito la promessa di collaborare, sottolineando anche come la lotta al doping sia stata sempre una priorità. La fotografia che emerge dal dossier della WADA è spietata. Secondo l'accusa, infatti, il processo di occultamento delle prove di doping sarebbe stato messo in atto e gestito da personaggi chiavi del potere russo.
con la collaborazione di agenti dei servizi segreti. Una complessa macchina di corruzione. Agli atleti scoperti veniva chiesto denaro che in parte finiva nelle tasche degli stessi tecnici e in parte a una cupola in seno alla Federazione Internazionale. Sono 1417 le provette distrutte che la WADA aveva chiesto di riesaminare. Si è trattato solo di un errore umano? Questa è la difesa di Rodchenko, per anni il direttore del laboratorio antidoping di Mosca. Non la pensa così la WADA, che ha parlato di depistaggio. L'accusa per ora riguarda solo l'atletica leggera, ma l'indagine è appena cominciata. Nel mirino ci sono anche le Olimpiadi di Sochi. Finisce con questa notizia il nostro telegiornale, rimanete però con noi perché sta per cominciare TG Cronache, dove troverete molto altro. Arrivederci e grazie per essere stati con noi. A domani.